Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti a questa seconda parte della Carovana della Pace che abbiamo dedicato all'intervento nella scuola Istituto Nautico di Trapani. Ieri abbiamo visto la prima parte introduttiva, la premessa, oggi andiamo nel cuore degli interventi che vedono coinvolti la Handball Erice nella persona di Vittoria Abbenante, la responsabile alle comunicazioni. Io vi rinnovo il progetto, la mission, magari per qualcuno che ieri sera non ci ha seguito Maria Vision, così con tutto l'associazionismo dei club service del territorio di Trapani, è coinvolta in un progetto presso le scuole che parla di pace, attraverso un bando dedicato proprio alla non violenza. Il bando prevede o la realizzazione di un video, un cortometraggio, quello che abbiamo proposto proprio lì dove siamo oggi all'Istituto Nautico, perché è rivolto più ai ragazzi adulti, quindi ai licei, oppure la realizzazione di un inno musicale, e questo coinvolgerebbe di più i ragazzi delle scuole medie, soprattutto quelli che fanno educazione musicale, quindi approfondimento e studi musicali, perché è una nuova composizione di testo e di musica. La puntata di oggi, questa seconda parte, coinvolge questi ragazzi che sono ragazzi grandi e qui che hanno una loro grande esperienza familiare nel mondo della nautica, perché spesso sono figli di marinai, di capitani, ispettori o comunque gente che lavora nel mondo marittimo in tutte le forme, sia a terra che invece in navigazione, anche per lunghi periodi. Quindi ragazzi che devono convivere con la scelta della non violenza, perché devono vivere in un circuito chiuso, in un mondo piccolo come quello di una nave. Vi lascio a questa seconda parte e vi do appuntamento alla prossima settimana per proseguire con la Carovana della Pace. E adesso voglio passare la parola invece a Vittoria Benante, che già vi ho, la dottoressa Vittoria Benante, che già vi ho presentato. E lei è una grande cultrice della non violenza. La squadra si è intestata un motto che è Nemo rilinguato. che vuol dire nessuno deve rimanere indietro. Grazie, grazie a tutti, grazie ancora a Sabina, grazie a tutti voi che ci volete presenti, lo attacco subito, non ti preoccupare. Ogni tanto ci riesco. Con voi è molto più semplice, solitamente nelle altre scuole, essendo molto piccoli, dobbiamo andare un po' alla parola non violenza, violenza, eccetera, eccetera. Ma prima di arrivare al punto, mi presento, così come diceva Sabina, io sono Vittoria Benante, responsabile della comunicazione della Handball Erice e degli eventi. Handball Erice è una realtà qui del territorio, ci occupiamo di pallamano. Parole sante, ci occupiamo di pallamano, militiamo in Serie A1, abbiamo vinto a marzo del 2023, abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo arrivati secondi allo scudetto, adesso ci stiamo giocando gli europei, siamo agli ottavi di finale gli europei, quindi questa squadra femminile che porta avanti. Non è solo porta avanti il nome della pallamano, ma porta avanti il nome di un territorio, che noi ci chiamiamo Handball Erice, ma facciamo parte di tutto il territorio del Trapanese, quindi non facciamo distinzioni, a noi non ci piace classificare, noi facciamo parte di tutto il territorio. Oggi con me ci sono, parlo io, solitamente faccio parlare alle ragazze, ma sono straniere, non parlano l'italiano, perlomeno parlicchiano l'italiano, quindi parlo io al posto loro. Qui alla mia destra subito Ania Storozuk e Polina Gorbaciova, che sono due ragazze, vabbè, dai cognomi si capisce. Capirà che non sono italiane, sono con noi già da 2 anni Polina e 2 anni Ania, quindi già sono 2 anni che sono con noi, però ancora non hanno imparato l'italiano. Questa cosa già mi dispiace abbondantemente, scherzo. L'importante è che entrano in campo e fanno il loro dovere. Come vi dicevo, la nostra è una società che si occupa non solo di pallamano, ma noi ci occupiamo di sociale. Il sociale intendiamo un po' tutto. Non soltanto la non violenza, noi non professiamo soltanto la non violenza, che comunque portiamo scritto sulle nostre maglie. Ogni partita, ogni gara in Italia, all'estero, noi abbiamo nella nostra maglia stop alla violenza. Ma la nostra non è uno stop alla violenza sulle donne, no, la nostra è una stop alla violenza di genere.
qualsiasi tipo di violenza, posso essere sugli animali, io poi sono pure animalista, anche se non mi piace classificarmi, perché non esistono i bambinisti, non esistono i vecchinismi, esistono le persone che non amano la violenza e che difendono appunto chi non riesce a difendersi. Come vi dicevo, oltre a occuparci appunto di non violenza, noi ci occupiamo di tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto. Lo abbiamo fatto in tempo di pandemia con Mangiamone Tutti, cioè le nostre ragazze da giocatrici si sono trasformate in centraliniste di call center, cioè ricevevano le telefonate dalle famiglie che non riuscivano a fare la spesa e noi provvedevamo a portare tutti i generi di prima necessità a 160 famiglie a Trapani, anche perché non potevamo arrivare ad Erice per questioni di restrizioni, noi abitiamo a Trapani. Quindi abbiamo aiutato queste famiglie, ma noi non siamo più bravi degli altri, forse siamo più sensibili. No, qua non c'è una questione di essere bravi, non essere bravi, ci dedichiamo chi o come o perché lo diciamo. Solitamente si dice si fa, ma non si dovrebbe dire, ma noi lo diciamo per sensibilizzare gli altri, per avere una mano. Adesso stiamo pensando a un altro progetto ancora, sempre per chi ha bisogno. È questo chiederò poi una mano ai nostri amici delle varie associazioni. Abbiamo anche l'HE Fondazione che si occuperà di un discount alimentare. All'interno del discount alimentare, tramite delle tessere, i nominativi poi ce li daranno i vari comuni, comunque il comune di Trapani, il comune di Erice, le famiglie che hanno bisogno, perché aver bisogno non è vergogna, ragazzi. Tutti in un momento siamo qui, l'indomani possiamo stare giù per poi risollevarci. L'importanza è alzare sempre la testa e avere anche rispetto di chi ha bisogno. Questa è la cosa principale. Quindi questo discount alimentare dove chi avrà bisogno andrà lì e troverà cibo gratuito, senza nessun limite, nel senso quello di prima necessità che vada bene anche per i bambini, per gli adulti, eccetera, eccetera. È un discount poi aperto a chiunque, perché magari io vado a comprare una bottiglia d'acqua, so che mi costerà invece di 20 centesimi 1 euro, ma quei soldi non entreranno all'Ende Bollerice, servirà per comprare dell'altra spesa per poter dare alimenti a chi ne ha bisogno. Quindi poi questo chiederò l'aiuto alle associazioni, Ioannis, Lions, Rotary, che si occupano proprio di questo. Adesso arriviamo al fulcro e perché? Il perché noi oggi siamo qui insieme ai nostri amici, che ancora ringrazio per averci coinvolto. Perché lo sport è rispetto. Se non fai sport, devi essere rispettoso. Devi essere rispettoso del compagno, devi essere rispettoso dell'arbitro, anche se poi dagli spalti arriva di tutto, ma tu devi essere rispettoso. E principalmente devi avere rispetto anche dell'avversario. È normale, c'è lo scontro, ma quello è un'altra cosa. Però il rispetto è qualcosa che va oltre. Ripeto, qui non sto a fare la lezioncina come ho fatto con i bambini più piccoli che hanno bisogno di nozioni. Io qua mi aspetto che già voi avete una mente formata alla non violenza, quindi a voi questo progetto vi dovrebbe venire molto semplice. Però è proprio da voi che dovrebbe ricominciare il ciclo della non violenza, perché a quest'età si inizia la violenza sulle donne. Non dico che voi lo fate, perché non mi permetto neanche di pensarlo, però purtroppo è questa l'età che poi va a crescere, magari per un vissuto in famiglia, magari perché è proprio insito, o magari perché avete il momento di nervosismo. Il momento di nervosismo va placato. E placarlo come? Immaginiamo che c'è chi fa uno sport che sembra violentissimo, il rugby, e poi invece dietro sono delle persone veramente rispettose del prossimo, rispettose del compagno. Perché chi fa sport è rispettoso, a prescindere, è rispettoso delle regole, perché la vita è fatta di regole. Noi possiamo fare gli anarchici quanto vogliamo, possiamo fare tutto quello che io sono libero. Libero non significa non essere rispettoso. La libertà è un'altra cosa. La libertà significa proprio rispettare le regole, perché la mia libertà finisce nel momento in cui inizia poi la tua. Io posso essere libero di fare una cosa, ma non devo ledere te, perché in quel momento io non sono rispettoso nei tuoi confronti. Quindi lo sport serve proprio per aiutare
i ragazzi, le ragazze, in questo caso noi abbiamo solo squadra femminile, ma da noi iniziano proprio piccoli piccoli, abbiamo pure un'accademia qui a Trapani di pallamano, dove arrivano giocatrici da tutta Italia, nel loro caso noi abbiamo giocatrici da tutto il mondo, dove noi insegniamo il rispetto, perché tramite il rispetto si può diventare, così l'ho detto prima ai ragazzi, se voi dovete diventare dei leader, dei comandanti. Il comandante non è colui che urla, il comandante non è colui che inizia a sbraitare senza un senso logico, il comandante è colui che ti fa capire con poche parole come deve andare l'assetto. Tu sei un bravo comandante, un bravo leader solo ed esclusivamente quando ti fai capire senza urlare. Nel momento in cui voi avete bisogno di urlare o di alzare le mani per farvi capire, là già avete perso. Non avete vinto. La vittoria è un'altra cosa. Vincere significa farsi capire senza bisogno di usare la forza. Quindi, nel momento in cui io parlo e voi state in religioso silenzio, in quel momento io non è che ho vinto, però ho attirato la vostra attenzione. Se io avevo bisogno di dire ragazzi, silenzio e per favore silenzio, io già avevo perso perché voi non andavate da un'altra parte con la mente. Quindi imparate che il rispetto anche per chi parla, noi non ci siamo più abituati, purtroppo a causa anche dei social e roba varia, noi siamo messi lì, non siamo più abituati ad ascoltare chi parla. Ma chiunque, qualsiasi cosa vi racconta, qualsiasi storia vi racconta, è sempre importante, è un bagaglio culturale che vi potete trovare poi nel futuro. Quindi imparate il rispetto tramite lo sport che è fatto di discipline. E poi voi che fate appunto e farete questo mestiere che dovete essere abituati alla disciplina, altrimenti i ragazzi non ci va a finire come schiettino, quindi io non queste cose manco le voglio pensare. Quindi quando si fa qualsiasi cosa si parla di rispetto e il rispetto deve essere sempre per non solo il prossimo, rispetto per la propria famiglia, rispetto per i propri nonni, per i fratelli, per l'estraneo, perché poi magari avere rispetto per chi sta in famiglia è più semplice, però per le persone che tu non conosci e per i compagni, perché dovete stare sempre ad aiutare chi? L'amico, e questo poi sarà bravo a spiegarvelo chi fa rugby, perché lo spiegava poc'anzi lui, io non conosco le regole, però adesso ho imparato una cosa in più, che, e me l'ha spiegata poc'anzi lui, che puoi fare tante fasi, arrivare avanti in tante fasi, correggimi se sbaglio, però a un certo punto il giocatore si deve fermare, deve avere l'aiuto degli altri, perché non può più avanzare. È un po' come la pallamano, tu vai, corri avanti e indietro, però avanzi, 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 a un certo punto la devi dare questa palla. E quindi deve avere rispetto di chi si sta attorno. E la stessa cosa dovete fare voi. Non possiamo mai essere un'isola. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci graviti attorno e che ci aiuti a completare l'opera. Quindi rispetto è la parola più importante per andare avanti per la non violenza. Perché se rispetto non posso violentare né una persona, né un animale, né trattare male un amico, la mamma. Perché adesso ci viene facile dire non rompere, non rompere. Non è rispettoso. Lo facciamo tutti, non è che io sono santa, io e mia mamma, e quante gliene ho dette. Però poi ci penso e dico, man mano che vado avanti, io ho 45 anni, quindi man mano che vado avanti dico, porca miseria, però magari potevo fare un passo indietro. E forse man mano che crescete, quel passo indietro è quello che vi farà fare il passo avanti dopo. Quindi attenzione anche all'uso delle parole. Facendo comunicazione, io ho una vita che uso le parole. Attenzione alle parole che si usano, sono tra le cose più importanti. Le parole possono ferire, possono uccidere realmente, perché quando noi diciamo qualcosa al compagno, all'amico e poi sentiamo, ah, ma si è ucciso quel ragazzo, le nostre parole hanno un peso specifico e spesso feriscono. Quindi attenzione all'uso delle parole. Quando siete anche a scuola, l'uso delle parole sono importanti. Quando imparate l'italiano, non è l'uso dell'italiano perché si può sbagliare un se col congiuntivo, non si dovrebbe fare, ma si può sbagliare un se col congiuntivo. Ma l'uso è il peso specifico che si dà alle parole. Magari non imparerete a memoria un sonetto, non imparerete a memoria o non sapete dove è nato, che ne so, Leopardi. Fregatevene. Non è quello l'importanza della vita. Quando vi spiegano questo qui è per farvi crescere mentalmente.
quando la mente cresce, così come diceva Sabina, è normale che vi si porti ad essere delle persone migliori. Io non so, voi studiate filosofia? No. Io ho fatto il liceo, ho studiato filosofia, e quando all'epoca le prime lezioni di filosofia, qua c'era una professoressa di italiano, quindi avrà studiato filosofia, ti vengono le crisi isteriche, perché tu non li capisci quello che dicono, anche perché il filosofo successivo nega quello che ha detto il filosofo precedente, e tu dici a chi devo credere, e non lo sai. Cosa ti serve? Alla fine io ho trovato un filo, perché mi serviva la filosofia? Soltanto per sviluppare la mente, per l'apertura mentale, per la libertà. Ecco, ritorniamo di qui sopra, la libertà. La libertà, però la libertà senza rispetto sicuramente non è la libertà, quella a 360 gradi. Quindi rispetto è quando create il vostro film, il vostro cortometraggio, fatelo con sentimento, andate proprio a rispecchiare, a sviscerare e a tirare fuori quello che ci può essere, anche di una vostra rabbia, buttatelo su pellicola, che quello è il miglior modo per farvi sentire. E se avete bisogno, ora ringraziando a Dio, così come dicevamo prima nell'altra scuola, ci sono tanti mezzi per farvi sentire, che non è quello della violenza, ma ci sono tanti mezzi della non violenza che vi potete fare sentire. E questo progetto è molto importante, perché i protagonisti siete voi, non siete degli spettatori passivi di quello di Mare Fuori, piuttosto che di tanti altri film. Voi siete i protagonisti, e quindi, visto che siete dei protagonisti, comportatevi da tali. Se volete essere leader, comportatevi da tali. E anche lì, nella scelta, io faccio questo, tu fai quello, io sono più brava a scrivere, io sono più brava a parlare, e vi dividete i vari compiti. E da lì nasce poi un cortometraggio. Ritorniamo allo sport, lo sport quindi ti aiuta anche ad avere un organigramma, perché noi viviamo di organigrammi. Io sono qua, tu sei qua, quello è qua, ma non è una questione di nonnismo, è una questione soltanto di disciplina e di regole, così come ci sono a scuola. Quindi lavorate, io spero che, cioè io mi auguro e so che voi farete un lavoro meraviglioso, e spero di poi condividerlo con voi insieme alle nostre ragazze. Grazie ragazzi. Una caratteristica del bando che vi riguarda la realizzazione del video è che rispetto all'altro, che è la realizzazione di un inno musicale, ha un quid in più. E cioè un'altra possibilità importantissima per il vincitore, una borsa di studio da parte della Three Points Production, che è una società di produzione televisiva che per la prima volta televisiva e cinematografica, che per la prima volta a Trapani ha creato il Festival del Cinema. Non so se ne avete sentito parlare l'anno scorso, c'è stato qui alla Casina delle Palme la prima edizione, e ci sarà una seconda edizione a giugno del prossimo anno. La Three Points Production ha sposato questo progetto, nel bando è specificata l'articolo 6, dove dà un'ulteriore borsa di studio al primo vincitore e dà soprattutto la possibilità ai più meritevoli, che decideranno loro, di fare formazione specifica e attività di training presso i loro studi cinematografici e le loro produzioni cinematografiche. Ed inoltre i film o il cortometraggio o i video, a seconda insomma delle possibilità che avete, verranno messe a disposizione della presa visione del pubblico presente alla prossima edizione, alla seconda edizione del festival. Quindi è veramente interessante per voi questo bando, con questo articolo 6, questa aggiunta che c'è stato. Approfittatene, ve lo dico veramente di cuore, lo dico soprattutto al corpo docente, di stimolare al lavoro, perché chiaramente adesso qui l'incipit deve essere vostro, è ovvio. Io adesso darei la parola, prima che a Pino, invece, a questi due bravissimi ragazzi, a Pino facciamo fare un po' le conclusioni, a questi due bellissimi e bravissimi ragazzi che vi ho presentato, rugby e pesistica olimpionica. Iniziamo da Manuela. Buongiorno a tutti. Oh, ok, obbedisco. Buongiorno a tutti, io sono un'allenatrice di pesistica olimpica e di stenathlon.
Cos'è lo stenathlon? È nato da poco, in realtà è nato da un po', ma qui in Sicilia, con precisione a Trapani, è nato da pochissimo. In greco, significa giochi della forza, quindi noi utilizziamo la forza per allenarci e decidiamo noi come utilizzare questa. Allenare la forza è importante perché ci aiuta a proteggere il nostro scheletro, a diventare più forti, a poter fare delle performance importanti. Quindi bisogna saper, cioè noi decidiamo di incanalare la forza solo in questo ambito. Perché ho fatto questo esempio? Perché spesso la forza viene utilizzata appunto per far del male a qualcuno. Ma può essere appunto fisica o verbale, e lo sappiamo. Lo sport viene associato alla non violenza proprio perché attraverso lo sport noi riusciamo a. Lo sport rilascia gli ormoni del benessere, quindi endorfine, che ci aiutano proprio a scaricare tutta la tensione, il nervosismo, perché nella vita di tutti i giorni lo sappiamo, può capitare, un compagno che ci dice qualcosa che ci fa saltare sui nervi, una professoressa che ci richiama perché magari in quel momento abbiamo fatto qualcosa in un periodo della nostra vita che ci ha fatto scattare e ci ha portati a comportarci in una maniera errata. Riflettete sulle vostre azioni. Placate le vostre azioni anche attraverso lo sport. Abbiamo avviato quest'anno un progetto bellissimo, stanziato da Sport e Salute, che ci ha fatto accogliere tantissimi giovani e ce li ha fatti avviare alla pesistica olimpica. Finalmente qui a Trapani c'è stata la prima competizione di pesistica olimpica. Dove sono stati anche i partecipi, parte di ragazzi che si sono affacciati al rugby ed è stato bellissimo come, sicuramente come in campo, anche lì, quando un ragazzo, ahimè, purtroppo si è fatto male, sono accorsi tutti. Ma parliamo di ragazzi giovanissimi, vanno ancora a scuola e non vediamo atteggiamenti come quelli che purtroppo a volte sentiamo al telegiornale, dove un ragazzo giovanissimo ha accoltellato un compagno fuori dalla discoteca o cose del genere. E quindi vi invito, visto che lo sport sia individuale ma anche di squadra, praticarlo o a fare qualcosa che crei community con altre persone, che vi faccia diventare solidali verso le altre persone. In bocca al lupo per questo progetto e spero riusciate a trovare tante idee per realizzarlo al meglio. Grazie. Sì, Aiuto. sì. Ciao a tutti, sono Salvatore Errac, pratico rugby, sono un vostro coetaneo, ho 19 anni. Oltre alla violenza psicologica e fisica, vi vorrei parlare di un'altra violenza, l'indifferenza. Sapete tutti, no, della ragazza Giulia Cecchettin che è morta, magari a voi non vi interessa, ma se fosse stata vostra madre, vostra sorella, una qualsiasi persona a voi è stretta, ecco, secondo me ci dovremmo, anche un semplice compagno, vediamo che sta male, aiutiamo, tanto che ci costa, ragazzi. Non è un problema, cioè, anche un semplice come stai. Io non ho aiutato alcuni compagni e sinceramente me ne pento perché alcuni sono finiti che si tagliavano, alle medie questo, non alle superiori, alle medie, già si tagliavano. Quindi vorrei che ci fosse un po' più unione tra di noi giovani, perché ragazzi noi siamo il futuro, cioè ragazzi dobbiamo avere dei coglioni così, dobbiamo avere veramente, secondo me siamo una generazione che è quella vecchia ciaone, quindi ragazzi non siamo indifferenti, scusatemi per il linguaggio, però ci credo veramente in questa generazione, ci può essere il cambiamento secondo me, grazie. Mano per piacere, Sì, certo.
Va bene, allora, Pino Ligari, presidente quest'anno del Kiwanis Club Elimo Pacheco. Non vi sto qui a tediare con discorsi sul Kiwanis, probabilmente l'avrà già fatti Sabina, è un'organizzazione internazionale che si occupa di beneficenza, di volontariato e quant'altro. Ma due richieste, anzi una richiesta. La prossima riunione che abbiamo voglio parlare prima di Vittoria, perché Vittoria esaurisce tutti gli argomenti e quindi... Poi un'altra cosa ve la devo dire, anch'io sono ritornato in palestra e i risultati si vedono, ho messo su muscoli, diciamo, di, e quindi come Sabina. Va bene, no? Scherzavo naturalmente. La violenza è un tema ovviamente che è all'ordine del giorno, ovunque sentiamo parlare di violenza e quindi parlare di non violenza sembra anacronistico o è molto difficile. La violenza c'è sempre stata, i bulli ci sono sempre stati, io ai miei tempi ero al liceo scientifico, ma insomma anche e soprattutto i ragazzi del nautico avevano l'aria, o meglio la nomea di essere dei grandi bulli, perché erano i veri lupi di mare, i veri uomini duri. E quindi sicuramente voi, così come i miei coetanei, hanno avuto esperienze di gente che faceva il bullo o che era bullizzata e quant'altro. Tutti noi sicuramente abbiamo avuto esperienze di questo tipo. La mia, come dire, il mio consiglio è quello di, ovviamente, di a livello personale, di convincervi che effettivamente non vale la pena mai fare violenza ad altri, e questa convinzione deve nascere dentro di voi. Cominciate a cambiare voi stessi. Cambiando voi stessi possiamo cambiare il mondo, come diceva il vostro coetaneo. E un'altra cosa, la cosa che forse è un'ambizione, è un progetto ancora più ambizioso, che è quello di non solo di convincervi voi a non fare violenza, ma di convincere i cosiddetti bulli a non farla, che è molto più difficile ovviamente. Ma vi assicuro che dietro ogni bullo, dietro ogni... azione violenta c'è sempre un individuo che ha determinate motivazioni talvolta che lo portano a essere bullo e quant'altro, e disinnescate queste motivazioni, si può ottenere da quel bullo una persona ancora più capace di fare del bene. Quindi vi invito a provare a fare questo tipo di lavoro con chi voi sapete che usa molto spesso la violenza verbale o di qualunque altra natura. Anche io faccio gli auguri ovviamente per il vostro lavoro e vi auguro di vincere questo concorso. Ora dalle parole ai fatti. Dunque, mentre parlava Pino, io pensavo... Quanto è bella una parola dolce, quanto è bello un abbraccio, un bacio, no? Sono espressioni corporee, di linguaggio, meravigliose, che dimentichiamo. Voi, per esempio, vi faccio una domanda. Da quanto tempo non date un bacio a vostra mamma? Proprio un bacio sulla guancia, che arrivate a casa e vi abbracciate la mamma e le date un bacio. Ciao cuore. Dai. Questa mattina. Questa mattina, bravo Gioia mia. Gli altri? Ogni giorno. Bravo. Ma che soddisfazione. Qualcuno invece è un po' più indietro rispetto a questa mattina, domenica scorsa, che ne so. Vabbè, ci facciamo una promessa tutti quanti, vale per tutti, eh? E all'insegnante? Ah, ora ci arrivavo pure. Ci facciamo una promessa, che appena arriviamo a casa oggi a pranzo, ci abbracciamo la nostra mamma, ce la baciamo, io ringrazio pure Dio, voi come volete, perché ancora ce l'ho in vita e questa è una grande grazia, e facciamo questo primo gesto di non violenza, perché chiaramente bisogna lavorare su noi stessi, è stato detto qua da tutti quanti, quindi lo facciamo? Alzate la mano chi lo fa?
Avanti, dai. Quasi tutti, voi no? Tu no? Lo fai? E tu lo fai? E tu lo fai? Ale. E all'insegnante che cosa facciamo? Un abbraccio ora, fatemelo vedere. Wow. Bene. Sì, sono tutte insegnanti. Ce n'è un po' di più alto. Bene, allora. Date il voto più alto. No, no, no. Stavo dicendo sì, stavo dicendo sì. Ragazzi, allora io intanto vi ringrazio veramente di cuore perché siete state due classi bellissime, serene, giudiziose, ci avete ascoltato, avete avuto tanta pazienza, educati, quindi vi ringrazio. Ringrazio il vostro dirigente scolastico, ringrazio la vostra insegnante di italiano e vi auguro un santo Natale, un bellissimo Natale che possa portare questi frutti o iniziarli o continuare a proseguirli di amore, di pace, di abbracci, di baci a tutti quanti. Chiunque vedete, date baci e abbracci. Dice, ma che è successo oggi? E niente, abbiamo parlato di non violenza e quindi mi sento di abbracciare e di baciare. Siamo d'accordo? Guarda in faccia. Buon Natale, ragazzi. Grazie. Ciao.